Buongiorno a tutti, allora, noi siamo qui oggi per presentarvi l'azienda che Dana, insomma, azienda del settore automotive e metalmeccanico, per cui vogliamo insomma, darvi una panoramica di quella che è la presenza dell'azienda in Italia, pur trattandosi appunto di un'azienda multinazionale. E con un focus specifico su Dana Graziano, che è l'azienda che invece rappresenta Dana nell'area del Piemonte. Come si svolgerà questo webinar? Ci prendiamo giusto un minuto per presentarci, sia io che la mia collega Giulia, poi vi descriviamo un pochino l'azienda, una panoramica generale sulle posizioni aperte. E poi appunto magari gli ultimi minuti li dedichiamo alle vostre domande. Io sono Annalisa Baffine, sono Recruiting and Selection Specialist in Dana. Sono in Dana da giugno del 2021, sono una psicologa del lavoro specializzata in gestione delle risorse umane. Ho avuto esperienze precedenti in ambito HR, in aziende del largo consumo ed oggi ho fatto insomma questa scelta di cambiare totalmente settore, da approdare all'automotive e il metalmeccanico per integrare le mie competenze e consolidarle in ambito HR con un settore appunto completamente diverso rispetto a quello che avevo conosciuto fino ad oggi. Con me c'è Giulia Tagliente. Buongiorno. Sono Giulia Tagliente, sono specializzata da poco in gestione delle risorse umane e sono qui in Dana come stagista da meno di un mese. Ok, allora, come vedete, insomma, avremo una piccola presentazione di accompagnamento per introdurvi un pochino al mondo Dana. Vi lasciamo, insomma, quelle che sono le informazioni più generali sull'azienda. Insomma, è ben noto che psicologi e esperti HR tendenzialmente non hanno una grandissima conoscenza tecnica rispetto ad alcuni prodotti, per cui chiaramente noi facciamo una panoramica di quella che è l'azienda e delle opportunità che offre. Poi, eventualmente, al termine del meeting, se c'è qualcuno interessato, vi lasciamo anche la nostra mail per chiedere informazioni magari più di carattere proprio tecnico rispetto ai nostri prodotti. Ad ogni modo, come panoramica generale, noi siamo un'azienda multinazionale. Dana nasce nel 1904 a Maumee, in Ohio, e appunto è diventata cresciuta poi come azienda internazionale e multinazionale con una presenza capillare a livello globale, tant'è che oggi è presente in 33 paesi dei vari continenti, su 6 continenti, con una presenza di circa 36.000 persone. Questo è un po' insomma, a livello di numeri, la rappresentazione di Dana è nel mondo. Con l'ultimo numero, che poi è anche quello più interessante e importante, se vogliamo, è quello relativo al fatturato. Dati 2019 danno un fatturato all'incirca di 8,6 miliardi di dollari. Detto questo, insomma, vi do anche una panoramica rispetto a quella che è la presenza di Dana in Italia. Dana in Italia è presente con tre legal entity principali, una a Reggio Emilia, quindi Dana Motion System Italia, la legal entity di Dana Graziano, appunto in Rivoli, in provincia di Torino, poi c'è la legal entity di Dana Italia, che invece ha sede ad Arco, in provincia di Trento. Più chiaramente queste sono le strutture principali, ci sono una serie di plant di stabilimenti produttivi di diverse dimensioni, sempre concentrati, diciamo, nell'area del nord Italia, e fatta eccezione per lo stabilimento di Bari, che è associato alla legal entity di Dana Graziano, per un totale quindi di 24 plant in Italia, con circa 4.000 persone. Questa è un po' la distribuzione a livello di presenza di Dana in Italia. Come
Cosa fa Dana? Questo mi sembra anche una informazione di sicuro interesse, è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di trasporto e gestione dell'energia per veicoli e macchinari, laddove per veicoli intendiamo sia veicoli off-highway piuttosto che commerciali e light vehicle. In Italia siamo presenti maggiormente con la business unit dell'off-highway e del light vehicle. Nello specifico, light vehicle è presente da Graziano nello stabilimento di Sommariva. E quindi ecco, offriamo praticamente un portafoglio completo di prodotti ai nostri clienti, tutto quello che è, per essere diciamo diretti e sintetici, tutto quello che c'è tra il motore e la ruota, sostanzialmente. Andiamo a coprire tutto questo portafoglio di prodotti in ottica proprio sistemica, cioè l'ottica di Dana è quella di l'obiettivo, anzi, di Dana è quello di offrire ai clienti un portafoglio prodotti che sia completo. Quindi fondamentalmente copriamo tutte le esigenze dei nostri clienti. Tra i nostri clienti principali ci sono CNH, John Deere, FCA, Ford, insomma, quasi tutto il mondo dell'automotive è cliente Dana. Siamo chiaramente come tipo di business un B2B e quindi questo ci dà l'opportunità di entrare in contatto con i maggiori clienti del settore automobilistico. Come mission, l'azienda si propone di sostanzialmente di consentire alle persone di sviluppare il talento in relazione a quelle che sono le esigenze del cliente. Noi siamo un'azienda customer centrica sostanzialmente, quindi serviamo sostanzialmente i nostri clienti generando per loro un valore significativo. La nostra vision è quella di essere il leader globale in termini di tecnologia, nei veicoli, nel fornire soluzioni ai nostri clienti che possano essere gestite anche in maniera sostenibile. Quindi sostanzialmente aiutiamo i nostri clienti a che raggiungano degli obiettivi sostenibili. Come valori, insomma, valori, sapete chi si occupa di HR, valori ci tiene particolarmente, ma non ci teniamo in modo specifico perché appunto riteniamo che non siano soltanto valori così diciamo un po' sponsor, ma sono dei valori realmente agiti all'interno della nostra realtà. Quindi onestà, integrità, una buona cittadinanza, diciamo, aziendale, una comunicazione aperta. E il miramento continuo, siamo effettivamente sempre orientati al miglioramento continuo, sia in termini di processi, di procedure che di sviluppo prodotto, quindi oltre che chiaramente di qualità. Quindi c'è effettivamente un orientamento al miglioramento continuo dei processi e al trovare appunto soluzioni sempre migliori. Il nostro payoff, diciamo così, è people finding by the way, quindi qualcosa che è proprio un modo che caratterizza come si fanno le cose in Dana, cioè si cercano sempre soluzioni migliori, migliorandosi costantemente. Questa è una panoramica appunto un po' più specifica su Dana Graziano, che appunto è un fornitore globale nel settore della trasmissione di potenza, con oltre 60 anni di esperienza. Dana Graziano era presente in Italia già appunto da oltre 60 anni, poi nel 2019 è stata acquisita da Dana Incorporated nel marzo appunto 2019. Per essere ancora più specifici, Dana Graziano è sostanzialmente l'ex Oerlikon Graziano, presente appunto sul territorio del Piemonte. È in grado quindi Dana Graziano di soddisfare le esigenze dei clienti fornendo sistemi di trasmissione completi e nonché componenti a ingranaggi singoli. Quindi come tipologia di prodotto siamo appunto su questa fascia di prodotto. Noi siamo qui oggi appunto anche per spiegarvi perché scegliere Dana come employer, quindi come luogo di lavoro. Diciamo che le nostre
i nostri riconoscimenti, diciamo, parlano un po' da soli, nel senso che Dana fortunatamente è tra top employer in Italia dal 2019, confermato anche nel 2020 e con estrema probabilità verrà confermato anche nel 2021, è riconosciuto come Great Place to Work. Anche in altri paesi, insomma, come in Asia o in India o in Spagna, quindi abbiamo diversi riconoscimenti sotto questo punto di vista. Siamo particolarmente, come vedete anche dai loghi presenti, impegnati anche nell'ambito della diversity inclusion, quindi abbiamo ricevuto diversi riconoscimenti. Oltre che appunto riceviamo riconoscimenti abbastanza significativi anche dai nostri clienti come fornitori principali, insomma, quindi abbiamo da questo punto di vista abbiamo un bel riconoscimento diciamo un po' globale sia rispetto all'attività in termini di business che rispetto invece all'attività sulle nostre persone. Qui vedete un po' una panoramica di quelli che sono i prodotti e le business unit. Nello specifico, noi abbiamo appunto le business unit di cui vi parlavo prima: Light Vehicle, Commercial Vehicle, Off-Highway e Power Technologies. In più c'è la business unit Electrification, che è diciamo un po' trasversale alle altre quattro, ed è rappresentata in Italia dallo stabilimento di Arzignano, Dana Team Four. Questo significa fornire praticamente ai clienti non soltanto soluzioni utilizzabili nel qui ed ora, ma anche fornire una prospettiva in termini di innovazione tecnologica, nel senso che siamo molto impegnati sostanzialmente l'elettrificazione dei nostri prodotti, quindi significa anche guardare un po' al futuro in termini di ibridizzazione, quindi di nuove tendenze nell'ambito dell'automotive. E insomma, infine, alla fine c'è una panoramica su quelli che sono appunto i nostri prodotti principali, quindi alberi di trasmissione, assali, trasmissioni, riduttori, che sono appunto presenti nell'area di Reggio Emilia, e poi noi, tra le altre cose, a Reggio Emilia abbiamo anche l'area Fluid Power, quindi del settore aerodinamico. Ok, insomma, questa era per darvi un pochino una panoramica un po' generale rispetto a quella che è l'azienda. Io lascerei un momento la parola a Giulia, insomma, Giulia, come avete sentito in apertura, è con noi in realtà da un tempo abbastanza breve, però significativo per potervi restituire quella che è la sua esperienza di stage. Quindi, piuttosto che parlarvi, ecco, così in maniera teorica di quello che significa fare un internship in Dana, ci piaceva, insomma, farvi restituire questa testimonianza. In un settore che è appunto magari non prettamente tecnico, ma è HR, se volete, quindi un po' meno focalizzato sul prodotto, ma in realtà insomma significativo perché vi restituisce una panoramica d'insieme, essendo appunto le risorse umane una funzione trasversale. Ok, grazie Annalisa. Allora vi racconto un po' l'esperienza che sto vivendo da poco. Io sono qui in Dana da meno di un mese in realtà, in stage, quindi penso che per certi versi vi posso anche capire perché molti di voi stanno per uscire dal percorso universitario per entrare nel mondo del lavoro e si inizia con un'attivazione di un tirocinio proprio per formarsi anche dal punto di vista pratico, quello che per certi versi sto anche facendo io. Allora, quello che ha detto Annalisa non sono solo parole, ma diciamo che lo posso anche testare, la sto testando sulla mia pelle, diciamo così, perché quando lei ha parlato proprio dell'importanza che si dà al singolo, infatti, noi non parliamo neanche di, secondo me, di dipendenti, ma appunto di persone. Ed è molto importante chiarire questo perché l'importanza che si dà alla persona, io la sto vivendo,
Nel mio caso, in questa esperienza di stage, ho capito che loro non mi delegano e basta, non mi danno solo cose da fare, ma mi formano, ma soprattutto sono affiancata da qualcuno. Quindi il consiglio che vi posso dare, ma sto anche cercando di darmelo io stessa come per viverla anche un po' più tranquilla questa esperienza, è la paura di non sbagliare, perché in un percorso di tirocinio voi dovete essere formati, affiancati da qualcuno. Ovviamente dovete sempre dire la vostra, dovete cercare sempre di farvi valere in questo senso. Quindi devo dire che sto vivendo un'ottima esperienza di tirocinio, ma questo non solo nelle risorse umane, ma è un po', diciamo, il tema che caratterizza l'azienda, quindi l'importanza delle persone. È un tema che a noi ci va molto a cuore. Detto questo, io sono molto contenta di essere qua e fare comunque un grosso in bocca al lupo a tutti. Annalisa, io se vuoi posso anche fare una panoramica di quelle che sono le selezioni in internship che stiamo seguendo in Piemonte, in generale a Rivoli, a Cervera. Beh, ho pronunciato bene. Abbiamo diverse posizioni aperte nell'ambito della qualità, logistica, negli acquisti diretti. In manufacturing engineer, quindi principalmente noi ricerchiamo ingegneri, questo è il nostro target principale, con diverse competenze tecniche, ma anche competenze un po' più trasversali. Come ho già detto, non è, noi non ricerchiamo soprattutto per stage competenze altamente tecniche, perché appunto il nostro obiettivo, insomma, l'obiettivo aziendale negli stage è formare le risorse. E noi vi invitiamo a leggere anche le job description presenti sul nostro sito LinkedIn per avere anche una panoramica di quelle che sono le selezioni aperte di stage curriculari o extracurriculari, per testare anche il vostro interesse e le vostre competenze, ecco. Ok, grazie Giulia. Sì, come vi diceva, insomma, vi ricordo anche di tenere monitorato sempre la nostra pagina LinkedIn, sia Dana Italia che Dana Industrial, dove sono appunto pubblicate tutte le nostre offerte di internship e non solo, questo sia se dovesse servirvi nell'immediato, ma anche insomma quando sarete magari più senior, verrete a visitare appunto la nostra pagina per vedere se ci sono posizioni che possono essere di vostro gradimento. Ok, direi che insomma noi abbiamo fatto il possibile per restituirvi un'immagine complessiva dell'azienda, sia in termini di presenza che di prodotto che di organizzazione, quindi se ci sono delle domande noi le ascoltiamo volentieri. Ok, poi nel frattempo vi ricordiamo che siamo presenti appunto nella giornata di oggi con lo stand virtuale, quindi magari lì potete avere anche maggiori informazioni rispetto a quelle che sono le posizioni aperte, perché insomma, abbiamo pubblicato tutta una serie di offerte di internship. Ok. Ah, per quanto riguarda, ci chiedono se è possibile effettuare una tesi in azienda presso di noi. Sì, magari ci inviate, vi lascio il mio indirizzo mail, così verifico, ho la possibilità di verificare questa informazione anche tramite un passaggio interno. Abbiamo avuto appunto delle esperienze di tesi in azienda, però insomma facciamo un refresh rispetto a quello che è l'iter specifico. Il mio indirizzo mail è analisa.bafile@dana.com.
Un'altra domanda è insomma, relativa ai processi di elettrificazione, quindi la spinta all'elettrificazione dei veicoli ha indubbiamente richiesto un cambio dei processi da parte delle aziende automotive. Quanto questo ha influito nella realtà aziendale di Dana? Un bel po', nel senso che chiaramente, come giustamente dice il collega, la spinta all'elettrificazione, il doversi impegnare in un settore, in un ambito che è completamente nuovo, implica la revisione dei processi, chiaramente, influisce, da una risposta, ecco, magari anche lato HR, influisce anche nell'inserire nuove competenze, nell'andare a cercare sul mercato nuove competenze, perché comunque parliamo di un settore specifico o dei motori, se vuoi anche un settore, se volete anche un settore ancora più di nicchia, è quello dell'elettrificazione, quindi influisce nel rivedere, nell'importare competenze, nel rivedere i processi e chiaramente nell'investire molto su quelli che sono i progetti ambito elettrificazione. Ci chiedono se per controllare le possibilità di internship e internship contesi è meglio controllare il sito dell'azienda oppure mettersi in contatto con la mail del mio referente. Sempre meglio controllare il sito dell'azienda, perché diciamo che la mail in questo momento l'ho condivisa appunto essendo specifica per quest'evento, però tendenzialmente mi conviene guardare sempre la pagina LinkedIn, perché come talent team, facciamo parte appunto del talent team di Dana, ognuno ha ogni componente del talent team ha un perimetro di responsabilità su una legal entity specifica. Nello specifico io mi occupo della legal entity di Reggio Emilia, per cui magari su non ho piena visibilità rispetto a quelle che possono essere le possibilità presenti su Dana Italia o appunto Dana Graziano. Ok, allora, se non ci sono altre domande, noi vi ringraziamo per la partecipazione, chiaramente anche per le domande che ci avete posto. Restiamo insomma a disposizione con lo stand oggi, quindi se avete delle curiosità c'è la chat attiva, sarà attiva fino alle 18. Potete contattarci direttamente lì. Cerchiamo di dare risposta chiaramente a tutti. Ci scusiamo in anticipo qualora appunto non dovessimo saltare insomma qualche messaggio o rispondere con un pochino di ritardo, ma insomma dovuto fondamentalmente alle tempistiche, all'affollamento dello stand. Vi invitiamo comunque a visitarlo per conoscere un pochino meglio, più da vicino la nostra realtà. Qualora aveste altre curiosità, magari un po' più in ambito tecnico, insomma, avete la mia mail di contatto e magari insomma sarà poi nostra cura rispondere attraverso un contatto diretto con i colleghi che invece si occupano specificatamente di prodotto. Avete quindi tutte le informazioni, la mail l'avete e niente, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona giornata, insomma, nella Virtual Career Fair del Politecnico. Grazie a tutti. Grazie.